Stato e sappa da supremio de mano del nostro sindaco. Una rete delle giostre tra sette città che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui Sulmona, per la valorizzazione e la promozione di tutte le manifestazioni equestri che ancora si svolgono in Europa, coinvolgendo anche tutte le realtà istituzionali che organizzano questi importanti eventi. E l'importante risultato scaturito dalla tre giorni di Oristano, in cui tutti i delegati delle varie delegazioni presenti hanno sottolineato come gli eventi e le tradizioni rappresentino delle importanti opportunità turistiche legate all'economia dei territori, oltre che caratterizzare da secoli la cultura, l'identità delle rispettive comunità. Alla fine è stato sottoscritto un documento che riconosce nella cultura, nel turismo e nelle identità delle rispettive comunità il filo conduttore di un dialogo comune che mira al potenziamento degli scambi culturali che in questi anni hanno già prodotto straordinari risultati sia in ambito turistico sia attraverso la nascita di speciali rapporti di amicizia e fratellanza tra le città delle giostre. Le sette città sono Cittadella di Minorca, Oristano, Barban, Sini, Zante e Sulmona. Bellissima trasferta, molto orgoglioso di essere venuti qui, abbiamo fatto dei buoni incontri, infatti alla Giostra Europa quest'anno parteciperà sia Oristano che Sini della Croazia, che sono la città gemellata con Oristano, quindi siamo riusciti a portare la nostra manifestazione anche oltre i confini nazionali con la Croazia. Quindi Oristano ormai è diventata quasi una persona città che sicuramente andremo a fare anche un gemellaggio tra associazioni per far sì che poi diventi anche tra municipalità come è stato fatto per sia per Burgausen che per Zante, quindi veramente qualche cosa di bello che ha portato nuovamente la Giostra Sulmona a farsi conoscere in tutta Italia e in Europa. Oristano e Sini saranno ospiti della 20ª edizione della Giostra Europea, in programma nel primo weekend di agosto, che quest'anno cade nei giorni 1 e 2.